Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con MotoGP 24, siamo nei test stagionali. Alla fine abbiamo scelto la MotoGP, quindi siamo saltati direttamente dalla Moto3 alla MotoGP, quindi ora c'è da domare un bel po' di cavalli rispetto appunto alla Moto3. Abbiamo detto test stagionali in Qatar, quindi andiamo a farci queste prove e sarà anche la prima effettiva gara, quindi possiamo prepararci bene anche eventualmente con il setup per aggiustare qualcosina. Quindi non perdiamo tempo, andiamo subito appunto nei test stagionali, così vediamo un po' di assaggiare anche questa MotoGP, vediamo se siamo in grado più che altro. E se non abbiamo fatto, come si dice, il passo più lungo della gamba. Allora, ovviamente qua si corre di sera, quindi luci accese e via. Eccoci qua, entriamo ai box, salutiamo il capo meccanico, questo chi è? Dell'Aprilia. Quindi, niente, direi di lanciarci direttamente in pista. Andiamo alle gomme medie, qui abbiamo pure le mescole morbide rispetto alle due mescole che avevamo con la Moto3, quindi volendo potremmo fare anche qualcosina un po' più di differente, anche perché insomma sicuramente le gomme vengono maggiormente sollecitate da una MotoGP rispetto ad una Moto3, quindi ci sta che abbiano anche una mescola un po' più duretta per la durata della gara. Allora, andiamo subito alla tracciata, ragazzi, partenza in pista, vediamo un po', mettiamo in moto questa Apriliozza. Yeah. Mamma mia, già la vedo, guarda com'è aggressiva. Tensione. Tensione qui. Sto RHD, non ho capito che cos'è ancora. Bada, questa è un frena, bada. Sto bella agguerrita, attenzione. Cos'è RHD con Y? Ah, ma è l'abbassatore, credo. Credo sia, sì, è l'abbassatore, che è una sorta di DRS, tipo. Vabbè, devo capire bene come funziona, soprattutto se mi dà, cioè se posso aprirlo sempre, cioè aprirlo, utilizzarlo sempre oppure no, o solo dove mi dice lui praticamente. Comunque, per il momento concentriamoci un attimo sulla guida perché, insomma, questa è una bella bestiolina da domare, soprattutto in frenata devo capire bene come gestirla, perché ho visto che andando a frenare molto e provando poi ad inserirla, non lo fa. Quindi devi mollare un pochettino il freno e quindi poi puoi farla curvare e scendere in piega, insomma. Ovviamente ci facciamo sto giretto così, un po' di apprendistato. Anche perché stiamo nei test ufficiali, quindi non è manco nessuna sessione di gara vera e propria, ma qui è appunto 117 minuti. Ovviamente non li faremo tutti quanti, però prendiamoci il tempo di capirla un po'. Bisogna andare veramente molto docili con i freni, perché come ho detto tende ad andare dritta se si arriva pinzati. E mi devo ricordare pure un po' il tracciato. Vedi, qua c'è sto RHD verde. Io lo premo quando me lo dice lui. Però penso che posso andarlo a premere praticamente sempre. Vabbè, premiamolo quando ci dice lui, poi vediamo. Allora, facciamoci un giro come si deve, anche se, cioè, insomma, me lo dà lanciato. Me lo dà buono pure questa, ma cerchiamo di farne un altro pochettino meglio. Ora che abbiamo un po' capito com'è la situazione. A parte mi sa che non ce l'ha convalidato. Ora devo sicuramente migliorare come setup la classica maneggevolezza che andiamo sempre a toccare, perché in percorrenza sui cambi di direzione tendo
tende a ad essere molto lenta. Ed è poi un casino. Visto che ci sono alcuni punti in cui la devi alzare molto velocemente da destra verso sinistra. Mamma mia. Andiamo un attimo in ghiaia. Come se è alzata in frenata. Allora, torniamo un attimo ai box. E ci facciamo subito sta modifica. Allora, assetto. Ok, assetto guidato, quindi percorrenza, maneggevolezza, piega lentamente. Ok. Quanto ci mette? Ah, fatto così istantaneo, credo. Non mi ha dato manco il tempo, però vabbè. Imposta moto, che cos'è? Non la... Ah, posso metterne... Ah, posso avercene due addirittura, scusa un attimo. Spec A e Spec B. Ah, perché sono quelli di test. Ah, aspetta, non avevo capito niente. Stranamente. Quindi, qua stabilità sono passati da 2 a 1. E qui aerodinamica. Allora, penetrazione aerodinamica qui da 3 a 2. No, aspetta, c'è qualcosa che mi sfugge. Penetrazione aerodinamica 3, saliti 2. Quindi totale è 3. Qui totale 3 uguale, però cambia qui che c'hai stabilità 2 e qua maneggevolezza 2. Tra una e l'altra moto. Allora dobbiamo fare la stessa modifica pure qua, se no quando poi proviamo una e l'altra è un casino. A parte che come livrea non mi dispiace questa qui nera rispetto a questa bianca, eh. Allora vediamo un attimo questa... Anzi... Impostiamo questa, ci facciamo qualche altro giro fatto bene. Perché magari se passiamo direttamente all'altra prendiamo confidenza sia con la moto che col tracciato. E poi non possiamo farci delle comparazioni obiettive, insomma. Se poi non sai se effettivamente sei andato veloce perché la moto era più veloce o perché poi magari a furia di gira hai preso confidenza e quindi sei andato comunque più veloce. Quindi continuiamo così, continuiamo con le stesse gomme, se facciamo un paio di giri, due o tre giri con questa configurazione qui e poi vediamo con l'altra come va a finire. E come tende a partire, bisogna veramente dosare moltissimo i grilletti dell'acceleratore, ma soprattutto della frenata. Niente, qua devo ancora migliorare un po' di maneggevolezza per cambio di direzione. Proprio non ne vuole sapere di cambiare senza che io alleggerisca il gas. È quella la cosa, se alleggerisco il gas poi perdo un bel po'. Ok, andiamo un altro click di anti-wheeling che... qua sempre si alza quando vado a frenare, però, eh? Sempre. Che forse esco già abbastanza impicciato. Dicevo, dare un click in più all'anti-wheeling sarebbe l'anti-impennata che dovrebbe un po' aiutarmi anche a tenerla giù in accelerazione, ma non mi pare che aiuti molto, okay, che la cavalleria della MotoGP è veramente tanta, però... L'ho messa a 4, massimo dovrebbe essere 5. Lasciamo a 5. Vediamo se cambia qualcosa. Vabbè, mo sto girando, mi ho fatto un po' così. Tra le cadute, le modifiche varie, non ero concentrato. Sto comunque migliorando il mio tempo, anche se insomma non è che ci volesse più di tanto. Il pollo per il momento c'è. Bastianini. No, è Bagnaia. Ok, dai, cerchiamo di fare un giro come si deve. Sì. Da fare anche una buona impressione con i tecnici da aprile che si aspettano, insomma, che arriviamo tra i primi 10 in classifica. Però cerchiamo di magari fare anche un po' meglio. Puntiamo ovviamente a un'altra squadra, sarebbe il top cercare di arrivare in Ducati.
Niente, ste curve. Veramente una rottura dei gamberi. Attenzione qua. Solo a lungo un casino a cercare di tenerla giù. Bisogna dosare il gas e non da tutto il massimo, perché sennò se impenna malgrado l'antimpennata. Quindi devi essere veramente tanto docile a in uscita di curva. Poi una volta che l'hai un po' raddrizzata, allora puoi dare tutto il gas. Se lo dai subito è finita. Come la frenata pure, bisogna veramente stare molto molto attenti. A lungo. Per il momento siamo a 16esimo, ovviamente penso che insomma la moto sia quella che cerchiamo ovviamente di far bene, ma insomma penso che si aspettino miracoli da noi, anche perché tecnicamente noi veniamo da Moto 3, quindi non è che siamo proprio espertissimi. Vediamo poi tanto riusciamo a migliorare il nostro tempo di un secondo, ma dobbiamo cercare di fare un giro come si deve. Particolare l'inserimento, ripeto, perché finché sei frenato e provi a buttarla dentro, la moto non piega proprio, non ne vuole proprio sapere. E quindi devi per forza di cosa pinzare forte e poi lasciare. Niente, qui non curva. Quindi ma bisogna vedere se magari la Spec 2 può aiutarci ad avere un po' più di maneggevolezza. Non mi ricordo se era questa con più maneggevolezza o quell'altra che devo ancora provare. Però non ricordo bene se era Ride o se era MotoGP che c'aveva proprio il setup guidato, aveva proprio una voce tipo cambi di direzione per cose del genere, e dicevi appunto che li faceva lentamente, quindi te la sistemava un po'. Si vede che qui mi sto sbagliando io o l'hanno torta a favore di un'altra voce. Attenzione qui pure, che è molto molto difficile, ma ci sta, cioè, cazzo, stiamo a guidare una MotoGP, ci sta che sia un po' più difficile, ci voglia un po' più di conoscenza anche del mezzo, perché avendoci tanti tanti cavalli, come ho detto prima, non puoi spalancare tutto e subito, perché altrimenti ti entra a parte il traction control, che taglia molto la potenza, e in più la ruota dietro pattina, e pattinando la ruota la vai a consumare e basta. Comunque passiamo un altro secondino, che insomma non è male, anche se la posizione in classifica non si schioda dalla 16esima piazza. Ok, che magari quelli hanno fatto il tempo con la gommatura morbida, noi stiamo girando con la media, ma noi è più per andare anche a impratichirci, quindi a macinare i chilometri per capire un po' la moto e come portarla. Anche perché in conto è girare da soli, in conto quando magari si è pure in bagarre con l'altri, quindi oltre al fatto che ti devi ricordare dosa bene il gas, non accelerà troppo, non frena troppo bruscamente, devi pure evitare di tamponare qualcuno in gara, quindi veramente niente, qui niente. Poi vai, quanti cacchi di giro ho fatto? Quattro giri, tutte le volte che appena toccavo il freno si va ad alzare al posteriore, cioè una cosa che non so come poter frenare lì. Comunque, andiamo alla Spec 2. E aspetta, tu c'è un po' più di maneggevolezza rispetto all'altra. Vediamo se effettivamente è così. Devo cambiare le gomme, ovviamente. Quindi medie e medie.
e ci facciamo magari gli stessi giri che abbiamo fatto con quest'altra. E aver tracciato, partenza in pista. Aspettiamo che ci dia ovviamente la moto, il pilota automatico. Ecco, se magari riusciamo a fare pure l'ultima curva bene, potremmo uscire anche meglio per giusta gomma. Ok. Ah, oh, tu davanti, togliti per cortesia. Togliti, frate. Ok. Oddio, sembra sì, effettivamente ci abbia un po' più di maneggevolezza rispetto all'altra, eh. Ora magari se stiamo abbassa pure il tempo è anche perché l'abbiamo fatto con una gomma nuova subito. Bisognerebbe poi riprovare eventualmente con l'altra. Però secondo me averci un filino più di maneggevolezza è sempre meglio. Mi sa che un pochettino meglio. E qua già che non si è impennata mentre ho staccato già fa capire un po' di differenza. Anche se quell'altra c'aveva la stabilità, quindi non so cosa intendeva stabilità generale, credo. Questa però mi pare meglio. Alla fine abbiamo fatto le stesse modifiche, una in verità di setup di quell'altra, e insomma stiamo abbassando già il tempo di mezzo secondo. Ripeto, come ho detto prima, subentra magari il fatto che sai più o meno com'è ora la situazione, quindi riesci a spingere già da subito anche con... Aspettate, potevo il naso. Anche con la gomma nuova, e quello ovviamente fa la differenza. Quindi poi dovrò eventualmente rifare un'altra prova, magari monto le gomme soft a parità de setup, e il giro che viene meglio poi sceglieremo, perché penso che andremo a scegliere quale moto tenere alla fine dei test. È una cosa che ci portiamo poi per tutta la stagione, a meno che non so se c'è la possibilità di avere degli sviluppi, non so come funziona. Comunque per il momento abbassiamo dei 7 decimi il tempo precedente, che ci porta in 13esima posizione per ora, anche se secondo me alcuni punti possiamo fare pure meglio, tipo in curva 1 qua che siamo arrivati lunghissimi, però mi sembra essere decisamente più maneggevole a parità dei setup. E qua il cambio di direzione non è facilissimo, ma non è anche così troppo difficile come era con l'altra spec. Facciamo qualche altro giro. Questo col fatto che abbiamo comunque sbagliato in curva 1 possiamo considerarlo perso. Cazzarola, quindi qua il primo giro non l'ha fatto sto coso, al secondo già si vede che ho frenato meno brutalmente nel primo giro. Ok. Comunque sì, pure la MotoGP non è, cioè, molto cambiata rispetto ai precedenti titoli. Mi ricordo... mi sa non il 23, ma MotoGP 22... che era una cosa assurda, non si riusciva a tenerla. Appena davi un po' di gas, sta moto che te scodava a destra e a sinistra. Cioè, era veramente troppo eccessivo. Mentre adesso non è male. Non è male. Certo, è sempre scorbutica. Cioè, insomma, stai comunque portando la massima espressione del motociclismo. Ci sta, eh? Insomma... Però non così eccessiva, alla fine stiamo comunque giocando. Cerchiamo di fare un altro giro, magari fatto bene, così poi vediamo un attimino quale delle due scegliere.
per l'inizio vero della stagione. Secondo me qua posso pure, non so, mi verrebbe da dire che posso frenare un po' più tardi, però pure adesso che avevo appunto questa impressione, alla fine sembrava quasi che fossimo arrivati anche un filo lunghi in verità, quindi non lo so bene come poter fare quella curva. Allora, diciamo che adesso che magari pure la gomma ha iniziato un po' a consumarsi, un po' come era con la precedenza delle spec, alcune magagne solite stanno venendo a galla, però è innegabile il fatto che ci sia un filo più di maneggevolezza rispetto a quell'altra. O magari il tempo non lo vado manco a migliorare, però mi sembra che ci sia molto di più. Vedete come chiude prima rispetto all'altra spec. Poi ripeto, magari sono io che ho iniziato e sto iniziando a prenderci bene le misure, però mi sembra che scenda in piega un po' più facilmente rispetto all'altra, che da parte sua c'aveva la stabilità, che anche quella insomma è un fattore importante. Alla fine poi piega quanto ti pare con velocità, ma se magari in uscita curva c'hai la moto che ti sbacchetta, è tutto un cavolo, perché non riesci ad esprimere bene tutto il potenziale. Ok, comunque non sono riuscito a migliorare il best. Qua non la riesco a chiudere, dovrei andare molto più cucito al cordolo. Occhio. Credo che sia il massimo che posso fare adesso con la moto. Poi magari in gara è tutta un'altra cosa, però diciamo come giro secco, così con le medie, questo è il passo. Ora sto pure 4 decimi sopra, ma sono anche le gomme che stanno iniziando un po', insomma. Oddio, manco tanto in verità, però si è perso sicuramente quello smacco iniziale che mi ha concesso di migliorare moltissimo il best che avevamo fatto con l'altra configurazione. E niente, proprio partita di traverso in frenata. In frenata bisogna prestare attenzione. Peccato, non posso regolare la ripartizione di frenata, ma devo semplicemente in alcuni punti proprio scordarmi il freno anteriore. E magari utilizzare quello posteriore, così evitiamo impennate strane del posteriore oppure quelle scodate particolari. Vedete, appena alcuni punti, appena veramente pinzo un pochettino l'anteriore, fa sarsa incredibile. Non sono riuscito a incrociare manco un altro pilota, però a tutte le cose non sono mai riuscito ad essere vicino a un altro pilota per capire effettivamente com'è la situazione. Comunque proviamo l'ultimo giro, poi rientriamo in box e vediamo come proseguire la faccenda. Ok, già non è non male quell'inserimento in curva 1, e quella è l'unica che mi dà un po' di preoccupazioni, a parte le chicane in cui si alza il posteriore, però quella, se mi ricordo, riesco a gestirle. Curva 1 può fare la differenza se riesci a farla bene, perché magari riesci a percorrerla in maniera ottimale e qua è arrivato lungo, e magari sferrare un attacco pure, chiaramente il punto migliore. E niente, sto vedendo che gli anteriori come freni
Guardando in basso, sono abbastanza... Non sono verdi, sono blu. Quindi blu vuol dire che sono freddi i freni. Quelli dietro sono verdi. Quelli avanti, malgrado le stacchiate, sono freddi. Quindi non vorrei che magari pure quello possa incidere sulla forza frenante, sul fatto che appunto magari quando li vado subito a richiamare un attimo, se... È come se... Non dico bloccassero, però insomma... Sicuramente non c'hanno tutta la forza frenante di quando so in temperatura. Però mi pare strano, perché alla fine la maggior parte del tempo si frena con l'anteriore. Mi pare strano che sia blu, a meno che non è una differenza qualche cosa, ma non penso. Se metto il colore blu, devo vedere un attimo in curva 1, che è una bella staccata, che se è così devo cercare di mantenerli in temperatura. Oh, cazzo, te sei piantato. Attenzione, subito bagarre qua sul rettilineo. Vediamo se li fiamma diventa verdi ora. Sì, ma manco così tanto, in verità, manco così tanto. Allora, dai, torniamo in box, sono qua tutti e 110 minuti, sì, famo. E non è proprio il massimo per voi che guardate. Allora, quindi, termina test, vediamo se mi fa scegliere la configurazione oppure no. Comunque, quella con un po' più di maneggevolezza non mi dispiaceva. Qui ovviamente fa la comparazione dei vari giri. Alla fine abbiamo fatto, vabbè, 5 rispetto a 4 con appunto la Spec 2, che è andata molto più veloce. C'è da dire che magari con la prima noi abbiamo fatto pure le prove da, insomma, avrei dovuto rifare un altro giro come si deve con la Spec A, però vabbè, uguale. Allora, vediamo un attimino. Qui c'è da lui però una comparazione, che so, tendenzialmente uguali. Cambia appunto che una c'ha più maneggevolezza e l'altra c'ha più stabilità. Consumo gomme medio, consumo carburante elevato, ma così era per entrambi, quindi io andrei con la seconda, anche perché a livello Enea pure non è che mi dispiaceva, sembra molto più cattiva rispetto a quella bianca. Quindi andiamo di Spec 2. E c'è poi effettivamente la presenza. Ah no, è comunque bianca, ok, quindi la nera era soltanto per i test, insomma. Sì, Spec B. Sperando di non aver fatto una cacchiata. Non so se anche il nostro compagno di squadra effettivamente magari sceglie la stessa spec oppure no. Sarebbe interessante capirlo se è così o meno. Però a quanto pare no. Comunque, arriva davanti a Olivera nella classifica. Ci abbiamo 25 entro 3 GP, quindi insomma non è manco così tanto. Inizio di una nuova stagione in MotoGP, l'opportunità per Rossetti di mettere in discussione le gerarchie di Track House Racing MotoGP. In queste gare dovrà dimostrare di essere il punto di riferimento del suo team. Vediamo un po' i messaggi. A giudicare test, Ducati sembra abbia fatto un grande sviluppo quest'anno. Dobbiamo aver paura? Direi proprio di sì. Mi fa piacere sapere che ci sia un rivale in più questa stagione. Una rondine non fa primavera. Non credo che mi daranno filo da torcere questa stagione. Non ci perde, va. E magari ci sverniceranno come mai su rettilineo. Allora, ragazzi, come sempre, io vi ringrazio della visione. Ovviamente la prima gara della stagione lo vedremo prossimamente. Abbiamo fatto appunto un avvicinamento per prendere un po' pratica con questa MotoGP, che sembra molto molto interessante. Da capire, un po' da portare sulle, un po' sulle uova, no? Un po' accelerazione graduale, frenata anch'essa un po' graduale, insomma ci sta. Alla fine un po' più di accortezza rispetto a Motore, che spalanca tutto a fine a uscire di curva e rimane lì. Qui ci sono decisamente molto più cavalli da dover domare. Quindi, ripeto, vi ringrazio per la visione, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!